edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Il pensiero magari corre verso paesaggi più nobili, più europei, diciamo. La realtà, però, impone al Palermo di non sognare ancora ad occhi aperti e di concentrarsi sull'impegno di domenica al Sant'Elia contro il Cagliari. Un fulmine a ciel nuvoloso ha colpito il club sardo. Il pazzo Cellino ha esonerato Allegri e ha affidato la panchina al tecnico della Primavera Melis. Speriamo sia una scelta sbagliata e che a goderne siano i rosanero alla ricerca di punti pesanti per la Champions League. Chissà a cosa sta pensando gli rossi, chissà se pensa a rimodernare la formazione in un appuntamento così importante, si vedrà. Intanto la gara si avvicina e la tensione parallelamente sale. Amichevole al Barbera oggi per il Palermo, che a porte aperte sfiderà una formazione locale in vista della partita del Sant'Elia contro il Cagliari. Occasione quindi importante per i tifosi rossonero di avvicinarsi ai loro beniamini e di trasmettere la loro carica per domenica, quando nell'impianto sardo non potranno accedere per decisione del CAMS. Rossi potrebbe provare la coppia Miccoli-Hernandez. In difesa, invece, considerata l'assenza di Bovo, giocherà Goyan. Le intercettazioni di Rino Foschi non disturbano il presidente rosanero Maurizio Zapparini, che a Stadio News parla così. Io penso che Foschi non telefonasse solo a Alessandri, telefonava anche a Pairetto, a Bergamo, tutte le volte che dovevamo protestare per degli arbitraggi della cupola protestava. E ci sono diverse le telefonate di Foschi da quelle che diceva fai la griglia. Io quest'anno ho telefonato all'inizio del campionato 3 volte a Nicchi lamentandomi. No, che problema c'è? Non lo so, io penso che anche i giornalisti vogliono fare scoop, vogliono fare casino, cioè è una cosa non fatta bene, perché non è che Moggi, siccome gli altri telefonavano, viene scagionato, no? Moggi ha fatto le sue porcherie, punto. Il presidente del Palermo, Maurizio Zapparini, nella giornata di domani sarà in città. Il patron rosanero incontrerà squadra e tecnico in vista della gara di Cagliari, poi nel tardo pomeriggio lascerà il capoluogo siciliano. Il cambio di allenatore nelle squadre avversarie porta bene al Palermo. I rosanero impegnati domenica al Sant'Elia contro il Cagliari, che sarà guidato in panchina dal duo Melis Festa al posto di Allegri, affronteranno per la seconda volta in questo campionato una squadra reduce da un avvicendamento in panchina. Il precedente risale allo scorso 10 gennaio, quando il Palermo superò in casa per 0-0 l'Atalanta, affidata temporaneamente a Walter Bonacina, subentrato ad Antonio Conte. Palermo favorito al Sant'Elia sul Cagliari per la nota agenzia di scommesse Curse al Bookmaker. Il successo del rosanero contro i sardi è quotato a 2,30, il pari a 3,30. La vittoria della formazione sarda invece è pagata a 3. In virtù dell'1-1 dell'andata, il 2-0 maturato ieri sera al Meazza è più che sufficiente al Milan per conquistare la Coppa Italia Primavera. I ragazzi di Stroppa hanno infilzato un irriconoscibile Palermo con le reti di Verdi al quarto e di Zigoni al 63. Per tutte le altre notizie, Stadio News. Potete. We'll be right back.